Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video, come annunciato nei precedenti, intendevo spiegarvi e farvi vedere quelle che sono state le materie che ho svolto nel mio semestre all'estero, più nel dettaglio Singapore. Durante questa opportunità che ho avuto grazie alla mia università, alla statale, che ha appunto inviato tre di noi per fare questa esperienza incredibile, della quale potete trovare racconti, impressioni, esperienze, recap finali negli altri video del canale. In questo video volevo concentrarmi di più sulle materie e su quella che è stata la mia esperienza e il mio feedback in generale su quelli che sono stati i corsi e l'esperienza proprio a livello accademico e nel dettaglio in questi tre corsi. Allora, due di questi tre corsi appartengono a una categoria che in SMU a Singapore, quindi all'università, è denominata SMUX. SMUX sta per Singapore Management University ed X sta per Experience. E quindi in questi due corsi, dei tre che ho selezionato, e io lo sapevo nel momento in cui ho fatto il bidding per selezionare a quali corsi avrei voluto partecipare, vi è la possibilità di interagire con dei clienti, quindi con delle terze parti, all'interno del corso stesso. Ed infatti adesso, come vi farò vedere dalle schede dettagliate di ogni singolo corso, che sono comunque disponibili sul sito di SMU, le potete trovare e sono fruibili al pubblico, a tutti. Nei corsi in questione, i progetti di cui sto parlando con queste terze parti, con i clienti e con queste aziende con cui potrete andare a collaborare grazie alla possibilità che SMU offre, questi progetti ricoprono un grande peso su quello che sarà il voto finale che andrete ad ottenere nel momento in cui sosterrete il corso. Partiamo innanzitutto dal primo corso di cui volevo parlarvi, che si chiama Managing Process Improvement. Questo corso è stato, allora, ricapitolando, io ho iniziato i corsi il 15 agosto, il 4 agosto sono arrivato a Singapore e i corsi sono durati fino a fine novembre, per poi avere gli esami nei primi giorni di dicembre. Questo corso di Managing Process Improvement è uno dei due SMUX, dove noi abbiamo avuto la possibilità di collaborare con un'azienda esterna che si occupava di food waste recycling e quindi del riciclo degli scarti di cibo post-consumo e quindi è stato molto molto interessante e avevamo settimanalmente dei colloqui, dei meeting con i clienti, con il professore e anche nel nostro gruppo, noi cinque componenti del gruppo, due studenti exchange, di cui uno ero io, e tre studenti locals. Come potete vedere dall'immagine nello schermo, il 40% del peso del voto finale era assegnato al progetto, quindi un progetto che noi abbiamo portato avanti nel corso di 3 mesi insieme al cliente e quindi noi settimanalmente eravamo in contatto con il nostro cliente e progredivamo nella nostra compilazione dei nostri file, dei nostri file Excel, dei nostri documenti Word, delle nostre on-site visits, perché siamo andati anche sul posto a vedere come opera questa azienda. Siamo stati in hotel, siamo stati in Hawker Center, che sono i chioschi, i food court che sono famosissimi a Singapore. E quindi, ecco, settimanalmente noi dovevamo fare un update e fare submit di quello che, ecco, era il nostro progetto che stavamo portando avanti. E ogni gruppo in questa classe, composta da 45 persone, aveva un cliente diverso. Noi avevamo Enerprof, una società appunto specialista nel food waste management. E come potete vedere, il 20% appunto deriva dalla class participation, quindi dagli interventi che tu fai in classe, e quindi in classe è consigliato, ecco, di essere attivi. La classe è piccola, 45 persone, è una seminar-like class, quindi una classe racchiusa, una classe dove vi è un grande incentivo alla partecipazione e questa viene valutata, ragazzi. E poi peer evaluation per il 10%, quindi a metà corso e a fine corso, e questo vale anche per l'altro corso SMX di cui vi parlerò dopo, praticamente i vostri compagni vi valutano sotto diversi punti di vista, sotto diverse skills, che possono essere la capacità del compagno di rendere le sue competenze, conoscenze fruibili al gruppo, la sua presenza ai meeting, la sua partecipazione.
il suo atteggiamento, ecco, insomma, i vostri compagni vi valutano sotto varie skill che sono indicate già sul sito, sul formato che è predisposto nel sito. E poi un 30% finale è ricoperto dall'esame finale. Un esame che ricordo della durata di 2 ore e mezza, un esame molto molto tosto, ho trovato, una 80ina di domande, con una parte sia appunto di riflessione finale, dove dovevi scrivere un paio di essays, ma diciamo niente di lunare, niente di difficilissimo, e poi una, ecco, la grandissima parte dell'esame appunto che ricopriva tutta la parte teorica, eccetera. E come appunto vi lascio anche il nome qua del corso, voi potete anche andare a leggere la descrizione che adesso vi metto qui, e ecco, possiamo andare anche al secondo corso. Il secondo corso si chiamava The Design of Business, altro SMUX, e in questo corso il team project valeva ancora di più. Infatti questo qua era un corso che gli studenti che studiano economics, business, era un business capstone, quindi un corso che gli studenti dovevano sostenere al fine di laurearsi. Corso molto tosto, io non lo sapevo, per quando appunto ho biddato, ho fatto il mio bidding, ho fatto la mia puntata, potrei fare anche una spiegazione di questo in un altro video, è stato un metodo molto particolare e divertente. E quindi team project, come potete vedere la midterm presentation, che è la prima, 25%, final presentation 30%, quindi per un totale di 55%, grandissima parte ricoperta da questa. Poi class participation 15%, quiz, quindi diciamo che l'esame finale a livello teorico di cose teoriche appunto applicate e trovate in un esame pratico finale scritto, questo esame aveva un peso più piccolo rispetto agli altri, che è anche giusto, ma che appunto non va sottovalutato, perché io vi assicuro che quando si fanno progetti di questo tipo, se non si hanno le conoscenze, le competenze appunto dei contenuti affrontati in classe, non si va da nessuna parte, perché noi dovevamo appunto richiamare alla teoria durante il corso del nostro progetto. E, ecco, quiz on core concepts e individual written reflection 15%, quindi ecco, era così diviso il peso di questo corso. Vi lascio la descrizione del corso qui, e quindi questi erano i due corsi SMUX. Per dirvi di che voti ho preso B in Managing Process Improvement, B Plus in The Design of Business, e poi nell'ultimo corso, che è Introduction to Econometrics, che corrisponde al nostro econometria, addirittura i professori utilizzavano lo stesso volume, quindi è stato anche molto facile trovare una compatibilità a livello sotto questo punto di vista con il professore in un'IMI nell'università. Introduction to Econometrics era un corso compulsory, quindi mandatory course per me dall'Italia, quindi non rientra in SMUX, non rientra nei corsi a scelta libera, ma è un corso che mi verrà convertito pari pari per l'Italia. Come potete vedere qui non c'è nessun tipo di progetto, viene comunque valutata la class participation per un 10%, gli assignment settimanali, quindi per le 10 settimane di corso, assignment ogni settimana, 20%, io ho submitted 8 su 10 ne ho mandati, e comunque in tutti avevo preso dei buoni voti, quindi alla fine negli assignment ho preso un punteggio quasi del massimo. E poi due esami, uno del midterm, quindi sulla prima parte del programma, e un final exam su tutto il programma, che ho trovato ben difficile, infatti sono rimasto un po' sorpreso, ma alla fine il voto B plus va più che bene, ed è stato molto bello approcciare una materia strettamente economica in inglese, dato che comunque fino a questo momento le avevo svolte solamente in italiano, perché in Unimi non abbiamo nessun corso in inglese a parte English Business Communication. E, ecco ragazzi, come anche in questo corso posso lasciarvi la descrizione, anche se essendo molto molto analitico sarà magari meno interessante. Per questo video è tutto ragazzi, spero che possa esservi stato utile, se mai dovrete andare in SMU saprete quali sono un po' i corsi in generale, ma vi è una lista infinita sul sito che voi potete trovare, è molto facile, il sito è molto chiaro, vi è questo portale dove vi è una lista infinita di materie.
Niente, buona fortuna, in bocca al lupo con le vostre application. Se avete domande, curiosità o credete che debba andare più nello specifico su alcuni dettagli o alcune curiosità che avete, fatemelo sapere nei commenti, lasciate un mi piace e in bocca al lupo. Ciao ragazzi!